Buonasera a tutti, benvenuti ancora una volta alla Scuola Spagnola di Storia e Archeologia a Roma, finalmente di nuovo in presenza, e per la presentazione di questo libro sulle terme pubbliche della Spagna romana, che per me è un'occasione, appunto, a parte che è un piacere per rivedere amici nuovi e vecchi, è anche l'occasione per fare un po' l'elogio di qualcosa che credo sia di dovere, che è l'elogio, secondo me, di tutta l'archeologia spagnola, perché pubblicare un volume come questo credo sia un giorno importante per tutta la nostra archeologia e non solo per gli editori e curatori di questo volume. Io ovviamente devo ringraziare, sarò brevissimo perché abbiamo molti interventi e voglio lasciare spazio a loro che hanno letto davvero il libro. E vorrei semplicemente ringraziarli tutti e dirvi un attimo come funzionerà l'evento di oggi, perché a differenza del programma che avete visto, abbiamo cambiato leggermente l'ordine degli interventi perché diciamo, la struttura dell'atto di oggi diciamo, è basata su quattro interventi che sono paralleli, quindi interviene per primo Pedro Matteos, che è il direttore dell'Istituto di Archeologia di Merida, e poi a seguire Rita Volpe della Sovrintendenza di Roma Capitale, Paolo Liverani dell'Università di Firenze e chiuderà l'atto Luigi Franciosini dell'Università di Roma 3. Alla fine dell'intervento lasceremo poi la parola ai curatori del volume. Qui presenti sono Virginia Gastientero e José Miguel Noguera, purtroppo per problemi di impegni di lavoro, ma mancherà Marta Pavia, che comunque ringraziamo per il lavoro svolto nell'edizione e nella curatela di questo libro. Io non aggiungo altro e vi ringrazio, ringrazio tutti per essere qui con noi e do subito la parola a Pedro Matteos per il primo intervento. Grazie. Un pomeriggio. Bien, se recogen en este volumen las actas del Congreso. Se recogen en este volumen las actas del Congreso Internacional sobre Termas Públicas de España, celebrado en Cartagena entre el 19 y el 21 de abril de 2018. Su precedente más cercano es el encuentro realizado en Gijón en el año 1999, cuyos resultados fueron publicados en el año 2000 y que suponían el estado de la cuestión de la arquitectura termal hispanorromana en ese momento. Se trataba sin duda de una puesta al día sobre la situación de este tipo de edificios en el occidente del imperio, atendiendo no solo a los de carácter público, sino también a los privados. El primer trabajo de síntesis sobre termas romanas de Hispania vino de la mano de Gloria Mora en 1981. Posteriormente, el citado Congreso en Gijón de 1999 fue un hito fundamental en lo que se refiere a la puesta al día de ejemplares hispanos hasta la fecha. A lo largo de los últimos años se han defendido diversas tesis doctorales que suponen un gran avance en el conocimiento de este tipo de edificios. Valga resaltar la tesis de Virginia García Antero sobre los balnea privados de la península ibérica, y algunos trabajos monográficos relacionados con las provincias hispanas. Tal es el caso de la tesis doctoral de Loreto Gómez Araujo sobre las termas de la Bética, leída en 2012. En la provincia de la Lusitania, destacar el estudio de Pilar Reis para su tesis de maestrazgo en 2004 y su tesis doctoral en 2014. Por lo que se refiere a la tarraconense, me gustaría resaltar el trabajo desarrollado por Marta Pavía y publicado coincidiendo con este volumen en este año 2021. Ahora, con la publicación de este libro, se aprecia un aumento sustancial de edificios registrados en los últimos 20 años que ha llevado sin duda
a un mayor conocimiento de este tipo de arquitectura. Este hecho, junto con el perfeccionamiento en la documentación estratigráfica de las excavaciones arqueológicas recientemente realizadas, ha aportado datos más específicos para establecer el momento de construcción, reforma y amortización de las termas. Todo esto permite conocer mejor su inserción urbanística, las características arquitectónicas y la cronología, argumentos que definen las intervenciones de este trabajo. Un dato relevante que se observa en la evolución en el conocimiento de los espacios termales en Hispania son los más de un centenar de edificios públicos localizados en la península. La multiplicación de edificios en una misma ciudad, su distribución tanto en lugares centrales como en los extrarradios en relación con espacios públicos importantes o con accesos preferentes al interior. Estos temas son los que fundamentalmente se abordan en estas actas que incluye en sus 850 páginas la mayoría de ejemplares de arquitectura termal pública registrados en España. El volumen está dividido en dos partes. Por un lado, se recogen estudios generales sobre algunos aspectos relacionados con las termas públicas hispanas y, en segundo lugar, se analizan los edificios documentados en las distintas provincias según la división de época augustea. Uno de los elementos en los que creo que debemos incidir es en el hecho de que el análisis de las termas públicas de carácter urbano está íntimamente ligado al desarrollo de la arqueología urbana. A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo, sobre todo en la década de los años 2000-2010, un elevadísimo número de excavaciones arqueológicas en las ciudades de grandes extensiones de terreno como consecuencia del desarrollo urbanístico observado en las ciudades de la península a lo largo de esa década. Esto ha supuesto un mayor conocimiento de grandes complejos termales que ha hecho posible analizar elementos de funcionamiento de las termas que hasta ahora se nos negaban. Frente a esta realidad, si algo resulta indudable, es que el protagonismo de la arqueología urbana trae consigo también un conocimiento parcial de las estructuras, en este caso termales, debido a las características propias de las excavaciones de urgencia realizadas en solares que en ocasiones poco tienen que ver con el interés científico de la excavación y más con las necesidades del proyecto arquitectónico. Este hecho explica el conocimiento fragmentario que poseemos sobre la mayor parte de los restos termales aparecidos en contextos urbanos donde carecemos de planimetrías completas, dimensiones, etc. De otro lado, el aumento en la calidad del sistema de registro que se percibe en las últimas intervenciones ha traído consigo un mejor conocimiento de elementos definitorios de la realidad termal, como por ejemplo la delimitación de la cronología de construcción, sus procesos de reforma a lo largo de los años y, por supuesto, el momento de amortización de los complejos. Paralelamente, en las ciudades antiguas, no sujetas a la arqueología urbana, se aprecia un crecimiento en la calidad de intervenciones en yacimientos, como por ejemplo Torreparedones, donde se ha excavado de manera sistemática las termas de la Salud o las termas orientales, las termas marítimas de Baelo Claudia o las del Foro de Ampurias. Otro de los elementos que subyacen en la lectura del volumen es cómo a lo largo de los últimos años se ha ido corrigiendo la ausencia de edificios termales en la Bética y la Lusitania, mucho menor con respecto a la nómina documentada en la Tarraconense de enormes dimensiones y siempre más poblada de este tipo de conjunto. En este caso, el aumento de intervenciones observado en estas provincias del ulterior se ha visto recompensado en una mayor nómina de registros, por lo que proporcionan ahora un panorama mucho más homogéneo para Hispania. En este sentido, resalta de manera evidente el estudio realizado por las doctoras Fernández Ochoa, García Antero y Zarcelejo, un magnífico estado de la cuestión del conocimiento actual de los edificios termales, cuyos resultados se verán reflejados también en estos comentarios. En este estudio se refleja el listado de nuevos edificios termales analizados desde el año 2000. En él se aprecia que frente a los 21 casos del Tarraconense, la Bética se ha incrementado en 12 edificios y la Lusitania en 5. En ambas provincias sobresalen los 3 ejemplares de Córdoba y los 4 documentados en Mérida de ese total de 5 analizados en la Lusitania. Otro de los aspectos tratados en el volumen lo constituye el análisis de los esquemas de funcionamiento de las termas, donde se confirma la mayoritaria implantación de los modelos más simples, los lineales y los angulares, en los edificios que tienden a ser muy prácticos y adaptados a la realidad urbanística en la que se insertan. Una solución bastante habitual en Hispania es la de los recorridos dobles. Siempre se ha interpretado como factible que uno de los itinerarios sea para el hombre y el otro, el más pequeño, para la mujer, pero no existen datos arqueológicos que lo confirmen.
Una de las aportaciones de las actas del Congreso de Gijón de finales del siglo XX fue la definición de que se ha venido a señalar como las dos generaciones de termas públicas en Hispania, unas republicanas y otras autoimperiales. Entre las republicanas destacan como novedad en este volumen las termas de la Cabañeta, el edificio tardorrepublicano de Ampurias, amortizado por las termas Julio Claudias del Foro, las del Teatro de Segóbriga y las termas de Yeso. También incluiremos en este grupo el conjunto de las termas del Foro de la Torre Paredones, datadas en época tardorrepublicana. Es curioso observar la incorporación tan temprana de este tipo de complejos en la península, sobre todo en la provincia tarraconense, frente a lo observado en la Bética, una provincia temprana y profundamente romanizada, que posee pocos ejemplares de este periodo, como por ejemplo el citado caso de Torre Paredones, Cerro Muriano y las termas sobre las que se levanta el Teatro de Málaga. Frente a este tipo de ejemplares de carácter más arcaico, donde se aprecia en su mayoría la ausencia de sistema de calefacción mediante hipocaustum, frigidaria y piscina para el baño frío, los complejos altoimperiales realizados en las ciudades hispanas como Cartagonova, las del Foro y las del Puerto, incorporan todo tipo de innovaciones en la tecnología termal. Se trata de ejemplares que se llevaron a cabo a lo largo del siglo I después de Cristo, que es el momento en el que se generalizaría la construcción de este tipo de conjuntos en España. Continuando con las claves cronológicas que definen estos edificios, debemos reseñar el avance evidente en el conocimiento de los procesos de amortización de los complejos termales peninsulares. En lo que se refiere a las causas de su abandono, varían en función de las condicionantes de cada ciudad. En ocasiones se trata de la destrucción de termas antiguas coincidiendo con la construcción de otras nuevas. Tal es el caso de termas de Lucentum y las republicanas de Baeculum. En el caso de Lucentum, la ciudad se quedaría sin termas ya en el siglo II, tras abandonarse las termas de la muralla. El complejo de la salud de Torre Paredones y la del conjunto de las tapinerías de Valentía se amortizan a principios del siglo III, y entre la segunda mitad de esta centuria y comienzo del siglo IV se abandonan muchos de los ejemplares documentados en las ciudades, a excepción de algunos edificios que mantienen su uso más allá de época tardantigua, como en el caso de las termas de Ilerda, que pudieron estar en uso en época andalusí. A destacar la documentación de complejos balnearios en época tardantigua, como es el caso de Augusta Mérita, que dispone de ejemplares en este momento en uso, como por ejemplo los edificios documentados en el teatro y en la casa del anfiteatro. En general, como señala Marta Pavía, los cambios de funcionalidad de los edificios termales, una vez concluida su función, deben de ser puestos en relación con la vertebración de las nuevas ciudades conformadas en Hispania durante los siglos IV y V, heredera de las ciudades altoimperiales y resultado de profundos cambios sociales, económicos e ideológicos. En este contexto, el mantenimiento, la reutilización o el abandono de estos espacios públicos va a estar relacionado con la dinámica urbanística, social, económica y cultural de cada una de las ciudades, aunque se pueden observar algunas líneas comunes, ya que sus características constructivas y su profusa decoración las convertirán en edificios religiosos, centros de producción industrial o siendo tan solo desmontadas para su utilización como cantera de material constructivo reutilizable. Un aspecto en el que se ha evolucionado en los últimos años es el de la inserción urbanística de estos edificios, lógicamente atendiendo a un mejor conocimiento del urbanismo y a la excavación sistemática de complejos en las ciudades a partir del auge de la arqueología urbana. Así podemos confirmar la existencia de conjuntos termales públicos en relación con las áreas forenses, pero también la situación periférica e incluso suburbana de estos edificios en relación con zonas portuarias. La relación puertos y edificios termales resulta en este caso elocuente. Lógicamente, su construcción influyó en la dinámica urbanística de la zona como elemento dinamizador, de la misma manera que su amortización afectó a su desarrollo. Resulta evidente que el grado de importancia de las termas públicas en relación con el urbanismo puede medirse a partir de dos parámetros. Por una parte, el número de edificios existentes en una misma ciudad y por otra, su situación en la trama urbana. En este sentido, llama la atención la tendencia a poner las termas en relación con el interior del foro. Ese es el lugar predilecto para la mayoría de las ciudades, tanto cuando se trata del único establecimiento como en las que se existe una mayor dotación de conjuntos termales. La multiplicación de estos complejos conllevó la diversificación de patrones de emplazamiento. Así, entre los más frecuentes estarían las termas del foro, termas marítimas y las termas suburbanas. En el caso de las termas llamadas forenses,
Se conoce su situación en muchísimas ciudades hispanas, Nampuria, Sedeta, Luquentum, Cartagonova, Valencia, Pompelo, Toletum, Baelo, Torreparedones, Saruqui, Caparra y tantas otras. Sin embargo, resulta interesante destacar que no se conocen las características de las termas forenses de ninguna de las tres capitales provinciales, ya que aún no han sido documentadas. Tan solo en Augusta Emerita se plantea su localización en el lado sur de la plataforma oriental a partir de la documentación de algunas estructuras que podrían formar parte del complejo termal del foro, pero debido a su estado de conservación, ya que tan solo se ha excavado el 10% de su superficie, no podemos confirmar sus características arquitectónicas. La situación de Tárraco sigue siendo deficitaria en lo relativo a época republicana, así como a la altoimperial, como a lo altoimperial de las que apenas tenemos información hasta el siglo III. Se conocen diversos asentamientos termales, como en el caso de la calle San Agustín o en Méndez Núñez, de la misma manera que son conocidos los restos alrededor del teatro, donde se apunta a la presencia de distintos asentamientos termales. También son destacables las termas de la calle San Miguel, interpretadas como las termas marítimas, pero nada al respecto en lo que se refiere a las denominadas termas forenses. En Córdoba, los establecimientos termales apenas son conocidos debido a la falta de estudios específicos. Los complejos balnearios han sido identificados en la mayoría de los casos por la presencia de elementos arquitectónicos propios de estos edificios. En este sentido, la novedad más importante es el estudio en este mismo volumen de la decoración arquitectónica de las termas del foro por parte de Ana Portillo. En cuanto a las termas suburbanas, son bastante las conocidas en la actualidad. Ciudades como Pompelo, Valeria, Valencia, Luquentum o Confluencia, entre otras, conservan restos de este tipo de edificios que fueron verdaderos dinamizadores de las zonas periféricas en las que se ubican. Augusta Emerita se plantea como un caso excepcional, ya que han sido documentadas en zonas suburbanas las termas públicas de Reyes Huertas, las de Resti, San Lázaro, Cuartel, Nancorteo o Marquesa de Pinares, que supone ampliar la nómina de este tipo de edificios en los últimos años. La documentación hasta ahora de 5 ejemplares en los extrarradios de la ciudad, de los 11 documentados, supone un hecho diferencial en la península. Del total de estos ejemplares, están situados extramuros, 3 tienen relación con el conjunto arquitectónico del teatro y el anfiteatro, además de los 2 documentados intramuros, y 1 con la localización del circo, por lo que podemos inferir una clara intencionalidad a la hora de su localización cerca de un edificio importante y de las vías de comunicación documentados. En este caso se confirma la relación entre los edificios balnearios y los teatros, que en Mérida también se hace evidente. No me gustaría finalizar mi intervención sin hacer una merecida mención al proyecto de las termas del puerto de Cartagonova. Su excavación, estudio y musealización acometida entre los años 2008 y 2012 fue el germen que dio paso a la organización del Congreso sobre Termas Públicas de Hispania y al desarrollo de la tesis doctoral de una de las coautoras de este volumen, Marta Pavía, sobre las características de este edificio y su contextualización en las termas públicas de Hispania, sobre todo las situadas en la Hispania Citerea. Estamos, por tanto, ante un magnífico estado de la cuestión sobre la arquitectura termal de carácter público en Hispania, que además marca los hitos fundamentales sobre los que se debe desarrollar la investigación futura de este tipo de edificios. Debemos seguir trabajando en aspectos hasta ahora tratados de manera minoritaria, como el de las características constructivas de los edificios termales, el estudio de su decoración y algo en el que se ha avanzado en los últimos años, como es el conocimiento sobre el circuito completo del agua, fuentes de abastecimiento, almacenamiento y evacuación en relación con la gestión de los residuos urbanos. Otra de estas asignaturas pendientes es el de la conservación y adecuación a la visita de muchos ejemplares documentados en nuestras ciudades, siguiendo el modelo de iniciativas destacadas en la península. Si algo puede concluirse de estas páginas, creo que debemos destacar lo mucho que se ha avanzado en la comprensión de estos espacios termales, en su definición cronológica, arquitectónica y urbanística, así como en su funcionalidad. Esto supone que el volumen que hoy presentamos será una obra de referencia para los próximos años, no solo en nuestro país, como pone de manifiesto este acto en el que ahora concurrimos. Nada más. Gracias. Con la intervención de Ricardo. Intanto io te lo lancio.
Buongiorno a chi è qui e a chi ci vede da lontano. Fatemi levare la mascherina. Ecco. Non so perché è stato chiesto proprio a me di presentare questo volume, forse perché mi sono occupata di terme romane, diciamo, un po' più grandine, ma quando ho accettato non mi aspettavo di avere un volume così ponderoso. In tutti i sensi, sono 850 pagine, l'ho anche pesato, sono 3,2 kg di terme romane, quindi 3,2 kg di terme romane, ed è impressionante, e devo dire non perché siamo nella scuola spagnola, ma è impressionante vedere quanto lavoro è stato fatto sulle terme in Spagna, quanto, perché appunto, come ricordava anche Pedro Mateos, oltre a questo volume, che è un volume di atti di un convegno, ci sono all'atere i volumi di catalogo delle terme, quindi a oggi praticamente tutti gli impianti termali pubblici di Spagna sono stati censiti, ed è una cosa impressionante, anche perché noi in Italia ancora questo non l'abbiamo fatto. Però ci dobbiamo solo abbiamo provato a fare il convegno, quello che proprio qui eravamo e sempre qua stavo 3 anni fa, che era, ci abbiamo provato facendo una prova di censimento, ma erano 35, qui in questo volume ce ne sono 50, ma in realtà sono molto di più, cioè gli articoli che riguardano terme in questo volume riguardano 50 impianti termali, ma a fianco di questi ce ne sono altri che non sono in questi articoli o che sono solo citati, perché proprio per questo è un volume di atti di un convegno, non è un catalogo. I cataloghi sono da un'altra parte. Qui ci stanno tutte delle notizie in più, degli aggiornamenti. Ci sono tantissimi testi generali. Quindi diciamo che io di solito mi aiuto con delle immagini. Quindi ho preso dal vostro libro alcune immagini per aiutarmi a parlare un pochino. Quindi alcune cose le riconoscerete meglio di me. Però, diciamo, servono a me, se possiamo lanciare la presentazione, per favore, anche perché così vi vedete l'immagine del libro e non la mia faccia. Sì. Conticino molto, intanto che Antonio mette la presentazione, su 850 pagine, 250 sono sugli studi generali, 356 sugli Hispania Citerior, 120 sulla Vedica e 70 sulla Lusitania, questo per dare delle proporzioni. E ci sono 9 contributi generali, ci siamo già? Sì. Con la freccia? Sì. Questa è solo una copertina che ho copiato, appunto questa mi piaceva per far vedere quante persone hanno partecipato a questo convegno. E proprio per far capire che si tratta degli atti di un convegno grande che ha riunito tante persone a parlare tutte quante insieme dello stesso tema. Non perché sta in sala, ma devo citare la mia amica Maura Medri, più che altro perché è il testo di apertura ed è quello che si pone un po' le domande generali sulle terme. Terme in città, terme pubbliche, cosa si definiscono? È una domanda che ci siamo fatti anche al convegno, quello sulle terme pubbliche in Italia, no? Quali sono le terme pubbliche? Che cos'è che stabilisce se una terma è pubblica o no? È la proprietà pubblica o è la frequentazione pubblica? Che sono due categorie diverse. E allora, come in questo volume, mi pare che si è arrivati a dire che l'impianto pubblico è quello che è frequentato pubblicamente, sia che sia di proprietà della municipalità, sia che sia di proprietà privata. Quindi pubblico si intende un impianto destinato a un'apertura pubblica. Quindi Maura si pone e mi tira fuori delle caratteristiche delle terme pubbliche, che sono queste che vi ho tirato fuori. Sono delle caratteristiche comuni alle terme pubbliche che si riscontrano a Ostia, ma che poi si va a vedere che in molti degli impianti citati in questo volume pure ci sono. Ne ha parlato anche Pedro Mateos, questa vicinanza
o a un edificio importante o al foro addirittura, oppure a un asse stradale notevole, oppure al porto, a un edificio commerciale. Quindi c'è comunque, ovviamente, essendo terme pubbliche, devono essere aperte, ci deve essere una clientela. Non sono comunicanti con altri edifici, hanno un progetto organico, hanno una palestra e hanno una particolare tipo di decorazione. Ora, purtroppo, per quanto riguarda la decorazione, non stiamo messi bene, perché nella maggior parte dei casi la decorazione, soprattutto se è di marmo, è quella che non si conserva perché è preda delle ruberie. Ma le altre caratteristiche mi sembrano tutte conservate. Ecco, questo era il confronto. Come sono messe? Queste erano le terme pubbliche nell'Italia romana, il convegno che abbiamo fatto qui proprio 3 anni fa, giusto? Sì. E avevo fatto un piccolo grafico come erano quelle proprio urbane, quelle periferiche e quelle extraurbane. Mi sembra che nel caso di questo volume le terme sono quasi tutte urbane o suburbane, cioè nelle immediate vicinanze della città, quindi sono un po' diverse. Poi qui parliamo di 35 impianti, nel volume si parla di 50, ma appunto sappiamo, questa è la mappa, diciamo, che viene fornita dagli editori con tutti gli impianti di cui si parla in questo volume, ma appunto sono gli impianti di cui si parla in questo volume, suggerendo che in realtà ce ne sono molti di più. Questo solo per chiarezza mia, ho radunato le mappe che ha fatto Marta Pavia, che è stata più volte citata, sulle terme pubbliche dell'Hispania Citerior. Qui è stata fatta proprio una seriazione cronologica che ci fa vedere che il momento proprio maggiore, quello del Florwit, è l'età Flavia, poi non ho messo quelle tardo antiche, ma insomma erano abbastanza poche, non mi centravano nella diapositiva. E per ricordare quante sono, e appunto il lavoro di Marta Pavia, adesso non lo posso far vedere perché siamo in condivisione dello schermo, è stato qui portato nel volume, è uscito da poco ed è uno appunto di questi volumi di catalogo totale delle terme spagnole. Sono tantissimi anche gli impianti della Betica. In questa mappa si vede la frequenza impressionante, cioè ogni centro abitato aveva il suo impianto termale. È proprio come se fosse una caratteristica che dà l'identità romana, cioè non ci può essere una città romana che non abbia un impianto termale. È un po' come era il ginnasio per i greci, no? I greci avevano il ginnasio, non poteva esistere una città greca che non avesse il ginnasio, che garantiva la formazione. E tipico della civiltà romana è proprio questa presenza dell'impianto termale. Ci deve essere l'impianto termale. Questa mappa, devo dire, lo mostra in maniera incredibile. E qui abbiamo una serie di tipologie che ci fanno vedere grandi e piccole quali sono. Per esempio, ecco, questo è il discorso urbana e suburbana. Qui vediamo le terme, quelle vicino al foro e al teatro, e poi ci sono le terme marittime, a Bello Claudia, che sono nelle vicinanze immediate del porto. Questa era una foto aerea che faceva comprendere abbastanza bene. Sono parecchie anche in Lusitania, e anche qui credo che esista un volume recentemente uscito che le censisce tutte quante. Dal mio punto di vista ero interessata soprattutto agli apparati tecnici delle terme, come funzionano le terme. La prima domanda che uno si pone quando si parla di terme è: da dove arriva l'acqua? L'acqua è un problema fondamentale, non solo l'acqua che viene, ma anche l'acqua che se ne va. Quindi ci devono essere impianti di adduzione dell'acqua che la devono prendere da qualche parte, ma nello stesso tempo è indispensabile avere delle fognature che portano via l'acqua una volta usata. Il problema della fornitura di acqua viene risolto in maniera sempre differente. La soluzione più logica, quella che di solito è a Roma, è quella dell'acquedotto, ma dipende anche dalla quantità d'acqua che è necessaria per un impianto termale. Per quanto riguarda la Spagna, da questo articolo si evince che i sistemi sono tre, cioè delle cisterne che possono essere riempite di acqua piovana,
degli acquedotti o anche dei pozzi che vanno a pescare in profondità le vene d'acqua e che la portano in acqua. In quest'ultimo caso però è necessario naturalmente avere delle pompe, quindi è un sistema dal punto di vista tecnico un po' più complesso. La soluzione appunto, quella degli acquedotti, qui abbiamo Merida, dove la vicinanza agli acquedotti si vede meglio di qua, fa pensare che appunto le terme, soprattutto quelle di San Lazzaro che stanno proprio attaccate all'acquedotto, avessero proprio delle diramazioni degli acquedotti, ma Merida ce n'ha 3 o 4 di acquedotti, quindi ce n'ha una quantità impressionante, quindi è evidente che era la soluzione più semplice. In altri siti sono state trovate cisterne, a parte appunto Merida, a Bilbilis ci sono 30 cisterne, leggo che ci sono 30 cisterne, di cui almeno 3 dovrebbero essere servite per gli impianti termali. Ad Ampurias c'è un pozzo, invece, nella Basilica Paleocristiana. A Italica, alcune modifiche fatte in epoca adrianea all'acquedotto fanno pensare che siano state fatte in relazione anche alla costruzione dell'impianto termale. Quindi, diciamo che dove l'acquedotto c'era si cercava di usufruirne. A Italica c'è anche questa grande cisterna terminale dell'acquedotto che probabilmente è una riserva d'acqua anche necessaria per gli impianti termali, capace di 900 metri cubi, quindi una buona portata. Mentre altri acquedotti sono citati dalle iscrizioni, come ci ricorda Jesús Acero Pérez, a Barcellona, dove si ricorda un'iscrizione che dedica Baline un cum porticibus solo suo et ductus acque fecerunt. Quindi non solo l'atto di energetismo comprende le terme, ma perfino l'acquedotto che lo alimenta. Quindi diciamo il servizio completo, un pacchetto chiuso. Un altro esempio è a Jaén, spero che si pronunci così, a Urgi. Jaén, ho sbagliato l'accento, vedi? Dove appunto c'è la famiglia di Sempronio Semproniano, dedica le terme, porta acqua per ducta cum silvis annuarum trecentarum. Quindi portano anche qui l'acqua, quindi non solo regalano le terme, ma perfino l'acqua. Diverso è il caso delle terme vere, cioè quelle che oggi noi chiamiamo terme, quelle che usufruiscono di acqua termale, le fonti termali. E devo dire che sono parecchi anche questi in Spagna, non pensavo ce ne fossero così tanti. Uno dei testi invece che mi ha più divertito, forse perché di convegni sul laterizio ne abbiamo fatti 3, quindi diciamo ce l'ho un po' fisso qui, è quello appunto sul materiale laterizio nelle terme pubbliche, dove c'è anche una comparazione molto specifica tra quello che succede nell'Hispania Citerior, che infatti c'è Marta Pavia come autore, e l'Italia centrale. Ed è molto divertente perché gli autori analizzano gli elementi caratteristici delle terme, in cui il laterizio viene utilizzato proprio per le sue capacità di resistere al calore e all'umidità. Quindi le pile, i prefurnia, i forni e amenità simili termali, dove si vede appunto che vengono utilizzati mattoni che vengono prodotti appositamente, e la cosa che più mi ha colpito è che mentre vengono usati mattoni per queste cose, per cui vengono ritenuti indispensabili, non ci sono mai mattoni nei muri. Cioè, i muri non sono mai di mattoni, ma sono di pietre. Sono fatti con i materiali che si trovavano localmente e quindi, pur producendo mattoni per le specifiche necessità termali, non c'è questa stessa idea di utilizzare i mattoni per questi edifici. Diciamo che probabilmente, proprio perché si tratta non di terme imperiali, ma di terme municipali,
non c'è quella che era stata vista un po' come nel primo convegno del laterizio, era venuto fuori che utilizzare nelle province il laterizio era una sorta di simbolo di richiamo alla civiltà romana, proprio, e che avveniva soprattutto, questa cosa avveniva soprattutto negli edifici che erano costruiti proprio da un imperatore, che quindi rimarcava in questo modo molto pesantemente l'aspetto della romanizzazione. Invece è evidente che in questi impianti i mattoni si limitano all'indispensabile, pur potendoli produrre, perché poi l'acqua e l'argilla di fiumi è piena, la Spagna, quindi acqua e argilla si trovano, i mattoni li fanno, ma per le murature si continuano a utilizzare le tradizioni locali, perché evidentemente i mastri preferiscono usare le tradizioni locali. Un altro testo che dal punto di vista tecnico mi ha incuriosito molto è questo sulle terme di Illiria, che analizza non solo gli impianti, i percorsi, eccetera, ma soprattutto fa un ragionamento molto particolare sul funzionamento di questo sistema di riscaldamento del caldarium, in cui c'è questa ricostruzione della concamerazione e c'è tutto uno studio sperimentale su come il calore funzionava, con dei calcoli che non vi so spiegare, mi fido che siano giusti, io non li capisco. Quindi questi calcoli è praticamente quello che tirano fuori, scusate, lo devo leggere perché non me lo ricordo. Beh, questo sì, questo è evidente, ma viene calcolato addirittura il valore del calore, cioè K uguale 0,85 a metro cubo, non so bene quant'è, ma che le temperature che vengono calcolate nel caldarium oscillano fra 40 e 45 gradi, nel tepidarium fra 34 e 38 e nel frigidarium tra 28 e 32. Uno si aspetterebbe il frigidarium freddo, invece a temperatura in ambiente, diciamo, freddo sì, ma senza esagerare. Ma soprattutto la cosa che non so se è stata mai fatta altrove, forse qui Maura poi ci può aiutare, è la domanda energetica, che in questo momento in cui ci occupiamo tutti di ambiente, scoprire che servono 120 kg di materia per ogni ora di funzionamento di questo impianto, che poi in fondo non è un impianto così grande, mi ha abbastanza impressionato. 120 kg l'ora nella fase di accensione e 60 kg nella fase di mantenimento. Per cui se calcoliamo 10 ore più o meno di funzionamento in un giorno, a quanto arriviamo? Arriviamo 600 più 120 fa 720 kg di legna, perché poi quello usavano. Quindi quante foreste sono state abbattute per alimentare le terme romane? E su questa domanda io avrei finito. Grazie. Passo subito la parola a Paolo. Ecco, buonasera a tutti. Sono grato di questo invito. Io non sono uno specialista di terme, quindi vorrei fare dei discorsi di carattere alquanto generale e di tipo topografico, urbanistico e storico in generale. Io ho trovato ovviamente utilissimo e estremamente prezioso questo grandissimo, grandioso sforzo raccolta di questo materiale di analisi sotto tanti punti di vista.
Quindi ovviamente c'è un motivo di questa attenzione così forte che si ha sempre di più, e appunto ci sono i convegni anche sulle terme romane, anche se appunto forse, come diceva Rita, se riuscissimo ad avere una schedatura sistematica riusciremmo a fare poi delle comparazioni, perché forse sarebbe necessario arrivare a vedere le varie province come si comportano, perché le terme sono un indicatore privilegiato, almeno per le domande che noi oggi facciamo al materiale, alle evidenze archeologiche e agli interessi storici. Perché? Perché a differenza di altri tipi edilizi, comportano una alta specializzazione di tipo tecnologico, l'abbiamo visto e ritoccherò ancora qualche punto che partirò per alcune considerazioni da Rita, ma anche c'è tutta una logistica, anche questo Rita l'ha chiarito molto bene, c'è un discorso quindi amministrativo, quindi c'è un discorso culturale e sociale, questo indicatore identitario, no? Ecco, quindi vedere come si sviluppa e come finisce questo fenomeno dà delle prospettive che sono preziose per capire poi le trasformazioni della città nel suo complesso, quindi il fatto che si investa su questo aspetto delle terme significa una capacità, una abbondanza di risorse, una capacità tecnica e amministrativa di grande livello. È chiaro che quindi quando poco alla volta il modello della città antica si destruttura progressivamente, si semplifica, amministrativamente assistiamo a una frammentazione per cui è policentrica la città tardoantica e altomedievale, forse per resistere meglio agli stress di vario tipo, ma comunque con una minore efficienza, diciamo così, da un punto di vista tecnico, economico, amministrativo. Quindi questi indicatori generali per una storia di lungo periodo sono assolutamente vitali, assolutamente preziosi. Quindi se riuscissimo ad avere una sistematizzazione ampia, ovviamente riusciremmo a fare una storia dell'impero e della Repubblica più approfondita su appunto elementi di tipo strutturale e non solo sulle fonti scritte come finora si è fatto, ovviamente. Quindi trovo ovviamente estremamente utile il contributo di Maura Medri, che in qualche misura già preannuncia un tipo di comparazione di questo tipo, e tra l'altro bene, è chiaro che città scavate in maniera estensiva come Ostia si prestano ad analisi più raffinate rispetto a città che sono state scavate necessariamente a macchia di leopardo, perché sono città che ancora vivono, ovviamente, sono cose ovvie, no? Perché a Ostia si possono affrontare anche temi di integrazione dei vari tipi edilizi e delle loro funzioni, per cui ci sono dei lavori che sono in corso di stampa, penso alla tesi di Beatrice Fochetti, e con l'analisi della integrazione tra le botteghe, le terme e verosimilmente, perché stiamo ragionando dei piani alti che non sono conservati, degli appartamenti, per cui la gestione di questi impianti termali a Ostia è un discorso integrato, non sono solo le terme, ma è un sistema più ampio e integrato. E quindi sarebbe interessante poi poter verificare in altri casi di studio se questo schema possa essere applicato e possa funzionare, perché anche qui sarebbe un concetto più raffinato nel senso di tipo amministrativo che e gestionale che dicevo poco fa. Le cronologie ovviamente sono diverse, questa fioritura che c'è in Spagna nella fase Flavia così in Italia ha una dinamica differente, con un picco magari forse nel secondo secolo, con alcuni ritorni di fiamma in alcune zone, però anche qui bisognerebbe sistematizzare. In età severiana penso che Ostia, ma la costa a sud di Ostia, sulla via Severiana, con questa quantità di terme straordinaria, le terme del Vicus Augustanus, sappiamo, no, che
anche Plinio dice, ah che bello, anche se io vado nella mia villa e non ho fatto in tempo ad accendere le caldaie, perché appunto, come ha mostrato Rita, richiede un sacco di tempo, un sacco di legna, mi posso fare il bagno nelle terme che stanno due o tre ville più in là del Vicus. Quindi sono qualcosa di assolutamente necessario, almeno per un certo livello sociale, e nel terzo secolo, in controtendenza con altre zone del Lazio, per esempio, c'è questa fioritura, che però bisognerà capire in un quadro economico un po' più ampio. Ecco, quindi ci sono poi ancora delle microanalisi da fare, analisi regionali, per permettere poi una comparazione più proficua. Molte di queste analisi comunque si trovano già ovviamente nel volume. Io vorrei anche arrivare a un discorso che mi ha colpito. Ci sono appunto contributi che disegnano l'origine del fenomeno termale, quindi con la tradizione greca attraverso le colonie, l'arrivo invece del tipo romano delle terme e il suo trionfo, diciamo così, in tutta la Spagna, e che appunto quindi siamo nel terzo e secondo secolo, e poi c'è questo declino ovviamente, perché appunto la complessità gestionale, economica, eccetera, eccetera, delle terme comporta una diminuzione delle risorse, delle capacità gestionali, diciamo che già nel IV secolo sono poche, ancora qualcosa di quinto, poi ecco nel VI finiscono, anche se forse dovremmo ingegnarci di trovare tracce di bagni, non chiamerei più terme, in epoca tarda. Io penso agli studi Prolabandi Scuris, questi studi sulla fase più tarda e alto medievale, in cui in Italia almeno succede che c'è un cambiamento di significato, perché la cultura cambia, il cristianesimo influisce in negativo e in positivo. In negativo perché la cura del corpo viene interpretata come un lusso, come un qualcosa di così, almeno da una parte dei padri o i più rigoristi, dall'altra assume un significato rituale. Nelle diaconie a Roma c'era il lusma, con termine greco, cioè questi bagni rituali con processioni, campi, eccetera, eccetera, per cui l'aspetto igienico e quello rituale andavano insieme e acquisivano un significato di purificazione. Quindi la cultura del bagno cambia in maniera ovviamente radicale, ecco. Però oggettivamente anche qui in Italia, dove un po' di fonti ne abbiamo, non tantissime, la documentazione archeologica poi ci sfugge. Quindi qui è un problema che speriamo di poter raffinare nell'analisi. Ecco, però dicevo, questa fine del periodo delle terme poi si connette al riutilizzo di questi spazi, di queste strutture, e qui la già citata Marta Pavia pure affronta il tema che a me sta a cuore, perché mi sono occupato un po' di reimpiego e poi di tardo antico, perché questo periodo di trasformazioni ovviamente ha un certo suo fascino. Qui è interessante innanzitutto vedere le percentuali di cambio di funzione. Ci sono quindi funzioni, cioè vengono reimpiegate come cava di materiale, vengono utilizzate come edificio di culto, vengono utilizzate come spazio sepolcrale, però tutti questi, o perlomeno la maggior parte di questi, di queste nuove funzioni, ecco, che una volta venivano lette solo così come decadenza, un po' appunto in maniera così ormai superata, ma insomma, queste funzioni però presuppongono comunque ancora una continuità di gestione unificata della città. Mi spiego. Nel caso del reimpiego di materiale, certo ci sarà stata anche la ruberia semplice, però le proprietà demaniali, civiche, mantenevano comunque una loro amministrazione. Io ho in mente
per chiarire quello che vorrei dire, ho in mente un papiro di Ostirinko, che mi pare si trovi a Londra, che è interessantissimo perché è una lista di colonne di una città della zona di Ostirinko, non sappiamo esattamente quale, in cui si fa l'elenco di colonne, questa allora, tot colonne scalate in piedi, fratte per terra, con capitello, senza capitello, eccetera, 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 che evidentemente è un inventario da parte dell'autorità centrale della gestione comunale, del sindaco di questa città, che sta progettando qualche cosa e quindi deve riutilizzare, cerca materiale per riutilizzare, quindi noi dobbiamo immaginarci che così questo non sia un caso isolato, ma ci sia una gestione controllata del riempiego, almeno in parte, ecco, perché poi certo uno prende, si porta via una lastra di marmo, si può fare di notte, ma smontare colonne intere è qualcosa che insomma un po' più impegnativo, che dà più nell'occhio, ecco, non si può fare in maniera così clandestina. Anche l'uso sepolcrale, ci sono, io parto dall'esperienza di Roma, che è ben conosciuta da questo punto di vista, i lavori di Sant'Angelo Valenzani e Meneghini hanno chiarito che la gestione di questi sepolcreti intramuranei deve avere almeno in parte una forma di ordine, di coordinamento, che può essere anche non necessariamente centralizzato tutto nella città, perché ci possono essere aree di proprietà ecclesiastica che vengono gestite dal responsabile così. Però comunque è un fenomeno anche questo con un certo controllo, se non centralizzato, perlomeno così, con dei referenti che si possono almeno ipotizzare quali siano. E ultimo, nell'edificio di culto. Io pure ho notato questo per la Toscana di cui mi sono occupato, questa una discreta percentuale di edifici di culto che si insediano nelle terme pubbliche. E qui appunto la discussione è stata tra, come sintetizza Marta Pavia, tra un approccio funzionalista pragmatico, sono spazi ben decorati, belli, centrali, perché non utilizzarli per una chiesa, e un approccio invece di tipo più simbolico, ideologico. Io per una mia sicuramente pessima abitudine, con una punta di positivismo, sono un po' più sospettoso sugli usi ideologici, perché tra l'altro sono difficilmente definibili. Ideologia significa quasi tutto, anche questa nostra riunione in fondo ha motivazioni ideologiche, nel senso che non è motivata da un ragionamento di tipo scientifico, ma da valori che si danno per acquisiti dalla comunità. Quindi questa ideologia è molto sfuggente, bisognerebbe ogni volta che uno dice ideologico precisare che tipo di ideologia, a chi, cui prodest questa ideologia, altrimenti è uno di quei grimaldelli che aprono tutte le porte ma alla fine non aprono più nulla perché sono troppo generali. Quindi io invece ragiono su un'altra linea, anche qui di tipo gestionale e amministrativo. Perché le terme vengono utilizzate come chiese? Allora, teniamo presente l'evoluzione del ruolo dei vescovi nelle città tardoantiche e altomedievali. A partire da Giustiniano, ma già prima c'è questa tendenza, vengono attribuiti ai vescovi tutta una serie di compiti istituzionali, cioè non è come a volte magari si sottintende che i vescovi in un vuoto di potere si sono impadroniti di un'autorità che non era loro, ma progressivamente gli viene attribuita, le leggi di Giustiniano attribuiscono compiti di tipo annonario ai vescovi, di tipo una specie di revisore dei conti o che deve designare alcuni dei funzionari della comunità civica, o comunque siccome il vescovo diventa, anche se non è ricco, l'amministratore di uno dei patrimoni più importanti della comunità civica, fa parte naturalmente, tra virgolette, dei primores o dei protoi, se vogliamo dirlo nella metà orientale della
del Mediterraneo, cioè quel gruppetto di 5-10 membri del Senato locale che assumono in realtà la conduzione della città, per cui diventa un'oligarchia che poi si autoriproduce, perché sono quelli che hanno ancora, che riescono a mantenere un livello di ricchezza sufficiente nella decadenza del decurionato schiacciato da corvée e da varie tasse e tartasse. Quindi il fatto che il vescovo sia tra quelli che hanno in mano la cosa pubblica, è ovvio che lui avrà spinto perché quando si dovesse decidere come riutilizzare gli spazi pubblici rilevanti, importanti, come le terme, avrà detto, a me serve una bella basilica, sono qui, troverò io i fondi, eccetera. Quindi voi vedete come, nonostante il quadro apparentemente frammentato, tutti questi riutilizzi possono essere, almeno in parte, non voglio mai fare asserzioni dogmatiche e totali, generalizzazioni eccessive sono pericolose, però insomma una percentuale di queste significative può essere attribuite comunque a un controllo centrale. Quindi c'è una continuità amministrativa, sia pure nelle difficoltà, che viene rilevata in maniera indiretta proprio da questa tipologia che è stata elaborata. Quindi ecco, io trovo, credo che sia di aver riempito il mio tempo, quindi non voglio rubarvi ancora spazio, ma mi pare che si aprano tutta una serie di prospettive anche storiche di ampio raggio grazie a questa capillare conoscenza che abbiamo di così, evidenze così significative per chi le sa leggere, ovviamente. Grazie. Adesso chiudiamo l'intervento con il professor Luigi. Grazie. Salve, buonasera a tutti. Sono stato invitato a partecipare a questa presentazione di questo libro da José. Ho accettato, sono un architetto, quindi non potrò dare nessun contributo che vada oltre quanto già è stato detto nel libro e detto da coloro che mi hanno preceduto. Quindi dovrò dare un taglio diverso. Ho detto a José, ma che cosa posso dire di così interessante per... José mi ha detto, poni il tuo punto di vista sulla questione. Il libro ovviamente è molto interessante, non potrebbe essere altro. Io ho scritto qualche cosa, più che altro ho scritto intorno al tema della trasmissione dei contenuti scientifici che l'archeologia elabora, cercando di capire dove è il nesso complesso nel trasferimento di questa cultura, che poi è una cultura vasta, profonda, che ha a che vedere con il passato. E questo è quello che ci interessa a noi come architetti, capire come questo grande portato di conoscenza possa avere poi un suo lascito, una sua capacità di deviare il corso naturale, migliorare il corso naturale della la nostra vita, nelle città, negli spazi. Questo è il mio compito, è il mio mandato anche come professore di progettazione architettonica, per cui il fatto di incontrare l'archeologia non è assolutamente un fatto particolare, peculiare. L'archeologia è il nostro contesto, non c'è un'archeologia che si staglia più importante di quella che notiamo nella quotidiana condizione che caratterizza i nostri spazi. Velocissimamente, non è sempre necessario che il vero prenda corpo, è già sufficiente che aleggi nei dintorni come spirito e provochi una sorta di accordo, come quando il suono delle campane si distende amico nell'atmosfera a portatore di pace. Cosa intendeva dirci il grande poeta tedesco Goethe? Forse che la verità racchiusa in un'immagine esige d'essere più sentita che spiegata? Esiste per raccontare una storia, qui stiamo raccontando la storia, attraverso il linguaggio specialistico, esiste per raccontare una storia
e il carattere temporale dell'esperienza umana una correlazione necessaria e universale. In altri termini, il tempo diviene tempo umano nella misura in cui è articolato in un racconto. La storia edifica la nostra coscienza, il nostro essere nel mondo. Se non ci fosse nessuno a scandire gli intervalli, voi, non ci sarebbe il tempo. Non avremmo necessità della memoria, non avremmo ricordo, saremmo avvolti nella dimensione dell'oblio. Un paradosso contrastante con l'esperienza comune di esseri umani. Del resto, per imbrigliare il tempo, per misurarlo, per controllarlo, l'uomo ha celato il segreto proposito di dominarlo e di indagarlo con amorosa pazienza. L'attività del racconto, stiamo presentando una ricerca il cui tema centrale riguarda la comprensione e spiegazione di un fenomeno del mondo antico a partire dalla sua complessa genesi e la sua poi successiva articolazione, consiste nel costruire degli insiemi temporali, fasi ordinate in successioni comprensibili, intelligibili, e nel carattere delle memorie successive per restituire un'immagine concreta del nostro passato, per trasformare la suggestione e l'incanto della rovina in coscienza del tempo, in storia, nella consapevolezza della sua identità e della sua immagine. A me sembra... Vorrei abbassare il foglio, perché se no la telecamera non si vede. A me sembra che il senso del tempo, il passato, non possa prodursi che sul modo di divenire immagine. Cioè, se io voglio trasferire qualche nozione o qualche contenuto del passato come architetto, riferendomi allo spazio, ho bisogno di costruire un'immagine. Ma questa configurazione mentale, l'immagine come primo richiamo all'associazione tra le cose, ha sempre a che fare con due rappresentazioni in lotta tra loro. Da un lato, l'immagine della realtà oggettiva, concreta, misurabile, dall'altro, l'immagine della cosa trascinata nel vortice del sentimento e dell'evocazione. Ritorno a ciò che Goethe ci diceva all'inizio. Ernest Jünger dice: le radici del più piccolo fiore si ramificano all'infinito e solo la nostra passione ce le rivela. Ciò che si manifesta è solo dissimulato, che non appare, che non è nascosto. Una forbice complessa, una dualità di senso che attanaglia il nostro operare, sul quale torneremo tra poco. Tornerò su questi argomenti adesso. Avevo scritto ovviamente sul libro interessantissimo, le butiche che... un'impresa titanica, direi, di coordinamento, di sistematizzazione di dati, è ovvio, non si può dire nulla, 800 pagine sono sufficienti a dimostrare questa capacità, che devo dire non so se riscontro negli studi nostri italiani, sicuramente quelli spagnoli sì, dove mi sembra che ci sia un'avventura nei confronti del tempo, della lettura del tempo, e del riconsegnare il tempo come esperienza vera e quotidiana è ben più consistente rispetto al nostro modo di approcciare il problema. Ciò che rende interessante, che rende interessante la lettura dei tanti contributi che si succedono distribuiti su più di 800 pagine, sistematizzati e diversificati in fasi cronologiche, e in aree territoriali, è il coinvolgimento che man mano prende consistenza in relazione alla quantità e qualità dei casi di studio. Una condizione questa, non saprei dire quanto eccezionale nel campo degli studi archeologici, ma prima mi sembrava che Rita Volpe dicesse che noi non siamo stati in grado di produrre altrettanto, che apre verso il desiderio
la curiosità di svolgere un'analisi comparata basata sul confronto dei fenomeni, ma questo è successo perché mi diceva Josef che in questo libro nuovo viene svolta un'analisi comparata su questi esempi. Se voglio arrivare a trasmettere il senso di un certo comportamento, ho bisogno di svolgere ovviamente un confronto. In assenza del confronto tutte le cose appaiono alla loro originalità, ma questo è un vizio. Ho bisogno di trovare un luogo comune, una condivisione, e solo attraverso questa operazione di condivisione ho la possibilità di accedere al contenuto e anche all'aspetto innovativo. Si apre, come dicevo, è il coinvolgimento che umano prende, apre verso la curiosità a svolgere un'analisi comparata basata sul confronto tra fenomeni analoghi appartenenti a zone spazialmente e temporalmente distinte tra loro, allo scopo di interpretare i fenomeni mostrandone l'eventuale origine comune. In sintesi, la verifica della presenza di regole ed eccezioni. Questa dualità, regola e eccezione, apre sempre verso la visione di una verità. Almeno dal mio punto di vista è fondamentale trasmettere il senso della continuità e cogliere il punto in cui quella continuità si rompe, introducendo un cambiamento. Una pluralità di soluzioni planimetriche, di organizzazioni spaziali, di forme, così da consentire di cogliere l'originalità di ogni impianto, o all'opposto, di individuare la nascita di una tendenza comune a partire dal riconoscimento di alcuni principi fondativi della forma architettonica. A me questo mi sembra molto importante, perché questo libro emerge. Se ci avessimo avuto quelle mappe, probabilmente il riconoscimento di questi principi e delle tecniche compositive che fanno di questi principi, che fanno evolvere questi principi ad un organismo con una sua identità, credo che sarebbe stato quanto mai fondamentale. La casa, la stanza, il reticolo di stanze, il recinto, i portici semplici, doppici, la palestra, il ginnasio, le sedre, lo spazio direzionato, lo spazio centrale, stabilità, direzionalità. Tutti questi sono le spaziate che io leggo come architetto, ovviamente, quindi non posso che pormi dal mio punto di vista la lettura di questi organismi. Si compongono, si integrano a descrivere, a controllare un fenomeno del tutto, cioè un fenomeno antico, ovviamente antichissimo, ma che trova una sua poi identità, una sua specificità. Un repertorio di temi articolato in un unico organismo architettonico, configurato nel rispetto del rituale di uso costante, invariante, basato sulla conoscenza tecnica del trattamento delle acque, impianto idraulico, captazione, cisterna, sistema di riscaldamento, diffusione, calore, ricco di riverberi risalenti dal mondo antico. Qui faccio una citazione su Tom Gobriga, che conosco. È ovvio che a Tom Gobriga incontri una caverna e la sorgente. Intorno a quella sorgente si compie un rituale antichissimo, no? Dopodiché a fianco di quella sorgente scavata tra le rocce va a compiersi un'operazione più meccanica, di giusta posizione di stanze, meno poetica, meno lirica, sembra che ci sia un distacco con la terra, cosa che invece la caverna ti riporta in piena evidenza. Organismi complessi, colti nella loro monumentalità, prodotta dall'ibridazione, giusta posizione, incrocio, compresenza, per configurare una struttura architettonica immagine di una straordinaria qualità spaziale. Un procedimento tipico del pensiero creativo, basato sulla dialettica tra continuità e variazione del tipo. Di fatto, per semplificare, questi impianti architettonici seguono tre concezioni spaziali. L'edificio recinto, con peristilio o cortile, concluso o introverso, diffida delle aperture, diffida delle finestre, diffida tutto quello che stabilisce un rapporto di continuità col mondo esterno. Tre sistemi di consistenza, appunto.
l'edificio recinto, l'edificio a pianta longitudinale e quello a pianta centrale. Tre sistemi che contrastano tra loro, corrispondendo i primi due al moto, l'altro al riposo. Si è tentato nell'impianto termale maturo di utilizzare tutti e tre, impianto basilicale, centrale e recinto, sforzando di accostarli, ibridarli, come dicevamo poc'anzi, rendendo più riposata la basilica e un po' più movimentato lo spazio centrale. Certo, lo spazio centrale ha una sua origine così profondamente legata ai culti, alla commemorazione, alla partecipazione, e così come la basilica ha per sua natura un'anima che si descrive nella percorrenza orientata e direzionata. Bene, non voglio più rubarvi tempo, vorrei lasciare, quindi devo dire un'occasione per me bella, perché ho letto questo libro, ho provato a leggerlo, dovrei dire tante altre cose, ma mi sembra che il mio tempo sia concluso. Volevo solo dire che c'è stata un'occasione in cui l'archeologia, l'architettura, la città, la vita si sono rintrecciate insieme, ed è stata l'occasione che ho vissuto, perché sono stato invitato a José, un convegno, a visitare il quartiere delle Molinette a Cartagena, e lì l'archeologia e l'architettura hanno ricostruito la vita della città e della comunità, e questo è il senso, l'importante, che mi sembra ci tenga uniti, io come architetto e voi come archeologo. Grazie. Professor Francesco Signor, a questo punto darei la parola ai due curatori presenti in sala con noi, e comincerei il mondo da Cristina Gattolo. Buonasera. Quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo. Perfecto. Quiero comenzar agradeciendo en primer lugar a la escuela, a su director, Antonio Pizzo, por haber organizado esta jornada y por haber acogido en esta magnífica sede la presentación del volumen. Quiero también agradecer a los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, por sus miradas, ¿no? Cada una desde sus perspectivas, que enriquecen sin duda la obra que hoy presentamos y las perspectivas incluso de futuro que podamos pensar, ¿no? Para el estudio de los edificios termales de Hispania, de los que, aunque a pesar de lo que pueda parecer, queda todavía por profundizar y por conocer algunos aspectos a los que me voy a remitir al final de esta brevísima intervención. Agradecer, por supuesto, a los autores y autoras que han contribuido a este volumen. Agradecer a las editoriales de las universidades de Murcia y de Sevilla el haber afrontado y acogido la empresa de publicar en papel en estos días, ¿no? Un volumen de estas características, que no es nada fácil, y quiero hacer, desde luego, este agradecimiento expreso. Ya se ha dicho, tampoco voy a reiterarme mucho. No creo pecar de triunfalista si digo que efectivamente la realidad sobre el fenómeno termal en Hispania, en época romana, goza de una buena salud, y el libro que hoy presentamos creo que es un magnífico ejemplo de ello, ¿no? Ya ha aludido a ello el doctor Pedro Mateos. Esa circunstancia, la buena salud que tienen los estudios sobre termalismo hispano-romano, es fruto de mucho trabajo de mucha gente desde hace muchas décadas, ¿no? Y es justo decirlo aquí. También Pedro Mateos ha hecho alusión, parece que vamos haciendo estos análisis o estas visiones de conjunto sobre las termas en concreto cada 20 años en España. Ha mencionado a Gloria Mora en su publicación del año 81,
modesta, pero en relación con el conocimiento que se tenía en su momento, la primera visión general del germanismo hispano-romano, 20 años después, a propósito del estudio de un conjunto concreto que son las termas de Gijón, nos encontramos en esta ciudad del norte peninsular para poder comprender cómo era el fenómeno balneario, la publicación del año 2000, al que también se ha hecho alusión, y 20 años después, fruto también de un esfuerzo personal de otro complejo termal, en este caso las termas del puerto de Cartagena, y en este caso de la mano del profesor Noguera, nos hacía, o hacía necesario volver a retomar cuál era el estado de la cuestión sobre el termalismo en época romana en España. Y en este momento sí me gustaría, porque me parece justo ver que en el germen de esta buena salud hay muchas personas, pero me gustaría citar a una, que es a Carmen Fernández Ochoa, que en los años, desde el año 92, encabezó unos proyectos de investigación de I+D+I del Plan Nacional desde el año 92 hasta el año 2003, uno tras otro, que ha permitido sentar las bases de un conocimiento conjunto, no solo de edificios individuales, sino de ver el panorama, cómo estaba el panorama en España, ¿no? Y en el marco de esos proyectos de investigación, pues muchos investigadores, entre los que yo también me sumo, ¿no?, me encuentro en la realización de trabajos personales, de tesis de licenciatura, de tesis doctorales, a las que también ha hecho alusión Pedro Mateos, a los que han servido, por supuesto, los trabajos posteriores de Loreto Gómez Araújo para el caso de la Bética, de Pilar Reis para el caso de Lusitania y recientemente también el de Marta Pavía. Es decir, que eso es también fruto mucho de esfuerzos individuales, que creo que es justo también decirlo, esas visiones de conjunto que tanto cuesta hacer. Como digo, 20 años después podemos afirmar que los estudios sobre termas hispanorromanas no solo han crecido en número, son muchas las termas, son muchas más de las que aparecen ahí. Aquí aparecen únicamente reflejadas las que no estuvieron presentes en el convenio, en el Congreso de Gijón del año 2000. Son centenares las termas que hoy conocemos, en muy diversa índole, que en algunas ocasiones los conocemos profundamente, en otras ocasiones los conocemos muy parcialmente, ¿no? Pero son centenares. Lo mejor es que los conocemos mucho mejor que hace 20 años. Hemos visto en una visión de conjunto cómo quien se dedica ahora al estudio de un complejo termal tiene un mejor conocimiento de cómo funcionaban esos edificios con toda su complejidad, todas sus infraestructuras, cómo evolucionan incluso el funcionamiento de cada uno de los espacios termales, cosa que hace 20 años precisamente nos sorprendimos porque no era así. Se atribuían funciones a las estancias sin saber muy bien cómo funcionaban los edificios termales. Hoy día el trabajo es de mucha mejor calidad. También se ha aludido aquí que la generalización de la metodología estratigráfica en las excavaciones hace que conozcamos mejor la historia de cada uno de los edificios y que nos permita ver el origen. En el caso de las termas hispanas, todavía evidentemente son edificios de muy larga duración, muchos de ellos originados en época tardorrepublicana y que continúan durante época imperial, y las fases fundacionales son siempre las más complejas de conocer, a no ser casos excepcionales, no siempre está la excepción y la regla de las termas suburbanas de Pamplona, cuyo desmantelamiento para la construcción de un parking implicó la excavación en su integridad del edificio y conocer las fases desde la fase fundacional a las fases de reformas y transformaciones. Pero conocemos cada vez mejor la biografía completa de esos edificios, que es bien interesante. Me gustaría simplemente, para los que nos están viendo a través de YouTube, creo que es, y los que estáis aquí presentes, mencionar algunas cuestiones que sí que creo que 20 años después, desde el Congreso de Gijón, podemos afirmar, ¿no? Se confirman, ya ha aludido a ello Pedro Mateos también, que en el caso de España existen dos grandes generaciones de termas. Es un espacio absolutamente privilegiado para conocer el proceso formativo del propio proceso termal. La primera generación de termas tardorrepublicanas de mediados del siglo I a.C., que les conocemos muy bien, ya las conocíamos muy bien en el año 2000, lo analizó magníficamente bien el profesor José María Noya, y con la suma de nuevos edificios, sobre todo, por ejemplo, la Cabañeta es un conjunto absolutamente excepcional, las termas del municipio en puritano, debajo de las termas imperiales, las termas de Segóbriga, las termas del teatro. Conocemos cada vez mejor estos complejos tardorrepublicanos que confirman la precocidad de Hispania
en el fenómeno balneario en el occidente del Mediterráneo. El estudio, nuevamente, en este caso de José María Noia, de las termas de Ampurias, creo que es importantísimo en esa convivencia de las tradiciones griegas y las tradiciones romanas. Esta Ampurias es un escenario absolutamente privilegiado y el trabajo de José María Noia es nuevamente magnífico. Y la segunda gran generación termal en el caso de Hispania viene en época augustea, cuando se están conformando los edificios termales en la propia Italia, con todas las innovaciones tecnológicas que ello implica, la definición final de los circuitos termales con la incorporación de los espacios fríos. En Hispania eso ocurre también en época augustea, es absolutamente precoz. El caso de Cartagena es un ejemplo magnífico, pero no es el único, ¿no? Están llegando aquí la avanzadilla, ¿no?, de los avances termales en cuanto a la técnica. Y algunos aspectos que también vamos confirmando. Las termas hispanas son termas, desde el punto de vista planimétrico y funcional, muy sencillas, ¿no?, muy, muy simples, sencillas, que funcionaban. No parecen estar presentes los grandes complejos de plan imperial axial que sí aparecen en otros territorios del imperio. Y en el caso de la península ibérica, salvo los arcos 2, los arcos 1 de Clunia, parece que este modelo no está presente. Habría que ver qué pasa en la Bética, ¿no? La Bética, que sigue siendo, a pesar de los avances significativos, el estudio de la profesora Oliva Rodríguez es magnífico, de conjunto quiero decir, la Bética sigue siendo un territorio que se nos escapa, ¿no? Habrá que profundizar en conocer las termas públicas de esta provincia. Cuestiones que no conocíamos hace 20 años y que hoy conocemos y que nos permite ver cómo la realidad termal de Hispania se asemeja mucho a la que conocemos muy bien, por ejemplo, en Ostia, ¿no?, que expone magníficamente bien la profesora Medri, a la que también se ha hecho alusión aquí. Los dobles itinerarios, es decir, las termas supuestamente masculinas y femeninas, habría que ver cuál es el itinerario masculino y cuál es el itinerario femenino ante la ausencia de evidencias materiales que permitan ver que los complejos más pequeños son femeninos y los más grandes son masculinos. Esto habría que revisarlo quizás. En Hispania son muy frecuentes y tenemos muchas más termas en las que se ve que efectivamente hay itinerarios dobles. La cabañeta de época tardorrepublicana es nuevamente un ejemplo magnífico en el que verlo, aunque no es el único. Hay muchas más de las que podíamos intuir hace 20 años. Algo que tampoco conocíamos hace 20 años es que van apareciendo la incorporación de otros espacios al margen de los netamente termales, como son los espacios de restauración, las copinas o los termopolia, que sabemos muy bien a través de las fuentes, que conocemos muy bien en algunos casos de ciudades como Pompeya o la propia Ostia, y que en Hispania empezamos también a reconocer. Las termas de Cartagena son un ejemplo magnífico, las termas del puerto, también la cabañeta, las de Ampurias, vamos cada vez apareciéndonos más a lo que también aparece en las ciudades italianas. Y algo que tampoco conocíamos hace 20 años es la proliferación de palestras, que parecían estar reducidas exclusivamente o vinculadas exclusivamente a grandes complejos termales de enormes dimensiones y que en el caso de Hispania se demuestra que no es así. Los complejos más modestos también estuvieron dotados de espacios abiertos, porticados, en los que se ejerció el ejercicio, ¿no? Y esto es una incorporación o una novedad hispana, creo, de bastante importancia. Ya también se ha hecho alusión, cómo no, pues las termas públicas de las ciudades hispanorromanas se integran en el entramado urbano, en los espacios centrales, los espacios neurálgicos, en torno a los espacios forenses, claro, pero también en la periferia. Y es muy interesante ver cómo conviven también esos espacios termales. Las ciudades tienen varias termas funcionando al mismo tiempo. Los espacios termales funcionan en los espacios portuarios, ayer aludíamos a ello, ¿no? Este binomio es muy interesante en las ciudades costeras marítimas, pero también en las ciudades fluviales, ¿no?, con un puerto fluvial, y es algo también a destacar. Y también se ha aludido a ello en relación con el circuito del agua, tan interesante, que hace 20 años conocíamos muy parcialmente, de manera excepcional en algunos conjuntos, y que ahora ya vamos componiendo este puzzle gracias nuevamente a impulsos personales
en forma de tesis doctorales, en este caso muy concreto, la tesis doctoral de Jesús Acero a la de Nuria Romaní o la de Marimar Castro, ¿no? Esto hace que avancemos muchísimo en el conocimiento del circuito del agua, del abastecimiento y de la evacuación del agua en las termas públicas hispanas. En relación con el futuro, también se ha hecho alusión a ello, ¿no? Ver un poco el contexto que permitía que estos enormes complejos termales o medianos complejos termales funcionaran. No solo el agua, sino el combustible, la enorme cantidad de combustible que era necesario para poner en funcionamiento unas termas. Y ya no solo saber la cantidad de madera que se utilizaba, sino incluso a través de la aplicación de diversas técnicas arqueométricas, estudios arqueológicos, saber qué tipo de combustible se utilizaba, ¿no? Hacia ahí también podemos ir en nuestros estudios. Se ha hecho alusión también a las técnicas constructivas. Se iniciaron ahí muchos estudios muy buenos sobre la utilización del material latericio, la propia Carmen Sáenz Ochoa, Marta Jalejos, los estudios de Lourdes Roldán, a los que quiero también mencionar, Macarena Bustamante, pero hay que incidir en esos aspectos para el caso de las termas hispanas porque hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Y a una vía que se abre también, que creo sea algún estudiante que nos esté viendo, queda mucho por hacer en las termas públicas que no están dentro del mundo urbano necesariamente, sino en los aglomerados secundarios. Hay evidentemente instalaciones termales que es necesario catalogar, que es necesario estudiar y que es necesario integrar en el conocimiento que tenemos de las termas, así como los espacios viarios. También hay muchísimas termas asociadas a mutaciones, a estaciones, que hay también que conocer. Es un trabajo por hacer. Así es que el tema no está en absoluto agotado. Muchísimas gracias. Buonasera a tutti, buenas tardes a todos. Desidero iniziare il mio intervento con parole di ringraziamento. La mia gratitudine va in primo luogo alla Scuola Spagnola di Storia e Archeologia in Roma e al suo direttore, il dottore Antonio Pizzo, per la disponibilità e gentilezza dimostratami nel programmare la presentazione del volume Termas Públicas de Hispania come parte delle attività scientifiche della scuola. Ciò è senza dubbio un onore per noi, per Virginia, per Marta Pavia, che avrebbe voluto essere con noi questo pomeriggio, questa sera, ma che alla fine non ha potuto raggiungerci per motivi di lavoro, e per me. Vorrei inoltre ringraziare i professori Liberani, Franciosini, Matteos e la dottoressa Rita Volpe, i quali a loro tempo accettarono l'invito a leggere, commentare e in una certa misura discutere in persona, sempre seguendo i propri approcci personali e scientifici, un volume che, per essendo una monografia dedicata, diciamo, ad un argomento specifico, è complesso e sfaccettato, se non altro a causa dell'ampio elenco di casi di studio. Come il professore Liberani disse, allora le sue 850 pagine fanno di questa pubblicazione una sorta di opus magnum sull'argomento. Grazie di cuore per aver accettato la sfida e per le osservazioni poliedriche così ricche di sfumature e prospettive di analisi, ad alcune delle quali Virginia ha già risposto. Grazie anche per ricorrere ad un PowerPoint, come ha fatto la collega Volpe, per fornirci un commento sul contenuto del volume e su alcuni dei principali complessi termali e linee di ricerca, di indagine ivi discussi. E grazie ovviamente ai colleghi e agli amici che hanno voluto unirsi a noi all'evento di questa sera. La mia gratitudine va a tutti loro. Vorrei fare brevemente tre riflessioni, o due riflessioni e un'aggiunta a quanto verrà detto questa sera, che penso possono interessare. In primo luogo, presentare il volume Termas Públicas de Hispania nella Scuola Spagnola di Storia e Archeologia di Roma è veramente una gran opportunità. Roma, la URSS, fu la capitale del mondo globalizzato nell'antichità classica
y creo que puede afirmarse que sigue siendo el centro, la capital de los estudios consagrados al estudio de aquella realidad histórica y social. Pocas ciudades reúnen, como lo hace Roma, tal número de instituciones científicas internacionales, todas ellas volcadas, junto con los colegas y las instituciones italianas, en una empresa común de recuperación y valorización de nuestro común pasado romano y su extraordinario legado cultural y patrimonial. Creo firmemente que en los últimos años la escuela española se está haciendo un hueco de honor entre estas instituciones, no solo gracias a esta nueva sede que esta tarde nos acoge, sino también gracias al impulso que le está dando la Dirección Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y gracias a la encomiable labor de su director, el doctor Pizzo, que verdaderamente es de agradecer. La escuela se ha convertido en un lugar de promoción de proyectos españoles en Italia, nuestro país anfitrión y hermano, y en escaparate privilegiado en demostrar lo mejor de nuestra arqueología hispano-romana. Comprenderán, por tanto, entonces, el valor de esta oportunidad de la que les hablaba. En los últimos años se ha planteado y se ha puesto de moda los conceptos de centro y periferia en el mundo clásico. A este asunto se consagró, por ejemplo, el 18º Congreso Internacional de Arqueología Clásica, celebrado en Mérida, la capital de la antigua Lusitania, en el año 2013. Se ha discutido mucho sobre cómo definir estos conceptos en distintas épocas y situaciones geopolíticas, términos que en ocasiones se utilizan de forma demasiado simple y lineal, podríamos decir que en un sentido único. Con este acto hemos querido atraer la atención de los colegas, de los arqueólogos del centro, de los arqueólogos de Roma sobre la periferia, en este caso sobre Hispania, y poner así de relieve a través de un caso concreto de estudio que las Hispanie quizá no fueron tan periféricas, antes bien se integraron en un perfecto engranaje donde las termas públicas ponen de relieve la magnitud del proceso que hemos dado en llamar de romanización y las profundas implicaciones bidireccionales que el fenómeno comportó para la propia Roma y sus territorios. In secondo luogo, è già stato sottolineato che il volume costituisce una preziosa e aggiornata sintesi sulle terme pubbliche ispano-romane nei loro più svariati aspetti, compresi non solo quelli prettamente archeologici, ma anche storici, urbanistici, architettonici, sociopolitici, economici, eccetera. Questa è un'opera che, senza dubbio, come si è detto, nel prossimo decennio costituirà un riferimento imprescindibile nell'ambito di quella che potremmo definire l'archeologia termale ispano-romana. In questo contesto colgo l'occasione per presentarvi un'altra monografia che è stata appena pubblicata nella collana Anejos de Archivo Español de Arqueología e che credo sia un ottimo complemento al nostro volume. L'ampio ciclo storiografico sviluppato negli ultimi 30 anni sul mondo termale ispanico, già citato da alcuni colleghi, si chiude ora con la pubblicazione di Terme Hispaniae Citerioris, analisi architettonico e tipologico de los complejos termales públicos y urbanos de Hispania Citerior. In questa opera di Marta Pavia, così nominata questa sera, la totalità dei complessi termali pubblici delle città dell'Hispania Citerior sono stati catalogati e studiati con una prospettiva poliedrica. La parte centrale del volume è il catalogo, dove sono raccolti i dati archeologici di 117 complessi termali in totale. Il catalogo è integrato con l'analisi e l'interpretazione della realtà termale ispanica in un lasso di tempo compreso tra l'impianto delle prime terme alla metà del secondo secolo avanti Cristo, fino ai processi di abbandono del IV-V secolo dopo Cristo, attraversando fasi critiche come il periodo Augusteo, il periodo Flavio e quello del Basso Impero. Il volume contiene anche la caratterizzazione tipologica e formale dei complessi termali. Particolare attenzione è rivolta al loro impianto topografico e al loro legame con gli edifici, associati all'Otium, evidenziando il binomio terme-teatro dal quale abbiamo parlato già, alle aree portuali, ai quartieri periferici o agli accampamenti militari. Altri aspetti discussi in dettaglio sono il ruolo dell'esercitismo e della committenza ispanica, i programmi tecnologici,
l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti, ed ancora i programmi decorativi che furono specialmente sviluppati in età adriatica ed in epoche successive. In realtà quest'opera è una sorta di omaggio a 30 anni di ricerca sulle terme, largamente promossa da Virginia Garcia Antero, che progetta nel futuro nuove sfide e prospettive di analisi e che credo sia un buon complemento ai studi analoghi recentemente dedicati alle province di Betica e Lusitania. E por último, para terminar, una reflexión final derivada del contenido de este volumen y del que estamos presentando esta tarde. En el contexto de la arqueología hispano-romana, seguramente existen pocos argumentos más estudiados que el de las termas. Dicho de otra forma, y como sugiere el profesor Adam Bué en su prólogo, es probable que la península ibérica sea uno de los territorios o el territorio del Imperio Romano donde las termas son mejor conocidas y han sido más estudiadas. Las Hispanie no fueron excepción a la extensión de la costumbre del baño higiénico, y las termas jugaron un rol particular convirtiéndose en parte del acervo de la imperante Romanitas, siendo un factor decisivo de integración de sus territorios en las estructuras mentales y culturales del Estado romano, lo que no es asunto baladí. Obras de conjunto, como la que presentamos esta tarde, ponen de relieve estos procesos y contribuyen a estudiarlos de forma global y unitaria. El argumento termal, ampliamente desarrollado, al que podríamos sumar otros muchos más desarrollados en los últimos años en la península y por equipos españoles también en suelo itálico, evidencia que nuestra disciplina goza, como ha dicho la profesora García Antero, de un excelente estado de buena salud a pesar de los problemas que la acechan. Y, repito, actos como el de esta tarde creo que contribuyen a visibilizar y situar en el panorama internacional, en el centro de los estudios sobre el mundo clásico, la posición de nuestra arqueología y de quienes la materializan día a día. Grazie a tutti di cuore, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Miguel. Generalmente, al final del acto de presentación de un libro, que como habéis visto, y sobre todo me refiero a nuestros becarios, fundamentalmente, y a las personas que están aquí ahora disfrutando de una estancia más o menos larga, tiene una dinámica ligeramente distinta a lo que suele ser la presentación de un libro al uso, que suele ser casi a veces la apología de un difunto, ¿no? Entonces, como habéis visto, la idea de presentar los libros de esta manera es simplemente la de contar con perfiles absolutamente distintos, en ciertos casos casi fuera de nuestra disciplina, como el caso de la transversalidad que nos ha dado la lectura de la arquitectura vista como algo totalmente conceptual respecto a las nociones de espacio y de tiempo, sobre todo, que tiene una lectura entre líneas que puede ser multiforme y una lectura más de tipo arqueológico, donde fundamentalmente se han sacado a la luz, además de las buenas cosas de este volumen, se han sacado a la luz temáticas, contenidos que lo que van a necesitar es una reflexión y una discusión. Las temáticas, como habéis visto, son muchísimas y varían, pues, desde el urbanismo, el planteamiento cronológico de estos conjuntos termales, la ecología, que es algo que probablemente los romanos ni se preguntaban, pero es verdad que, pues, como sabéis, hay estudios que se han hecho ya hace 10 o 15 años sobre glaciales que refrendan claramente lo que decía Rita sobre el incremento de una curva brutal de condensación del plomo en el aire. Los glaciales que ahora ya se han disuelto como un yecholo, y
y que refrendan exactamente esa, esa curva disparada del siglo II después de Cristo. Es probablemente el primer momento en el que haya una real contaminación del aire, así como lo entendemos nosotros. O sea, salen temáticas muy, muy diferentes que nos ayudan a plantearnos la posibilidad de que un libro como este sea, en lugar de un difunto, pues una perspectiva de futuro. Yo simplemente, o sea, quiero terminar así mi reflexión final, pero también quiero dar la palabra a vosotros para ver si queréis o para saber si estas temáticas que se han sacado a la luz pues tienen un interés o tenéis alguna pregunta que hacer a los editores que están aquí o los que han intervenido. Nadie. Sí, Claudia. Claudia, por favor, si te puedes levantar, te puedes levantar y no, no sé si funciona, Elena. Si te levantas y la das, lo dices en voz alta, yo luego lo transmito. Sí, sí, claro. Sí. Yo creo que dejaría la palabra a Virginia. Gracias. Voy a ver si funciona esto y si no, siéntate, te puedes sentar aquí. Virginia, acércate un poco más porque es... No, no están. Eres la primera que lo usa. Hay alguna otra observación, Gerardo. Bueno, tengo una pregunta. Un momento, me acabas de comentar que yo estoy de Barcelona. Exactamente, ¿se han encontrado para poder identificar los baños como guantes? Se trata de un estudio de carbonero de las marítimas de Barcelona. Lo que hay es en los desagües muchísimos agujeros crinales, agujas de acero. Estos son uno de los elementos que al menos en el último momento de uso de las termas eran crinales. Puede ser. Al menos es un argumento a partir de un elemento de la cultura material, ¿no? Gracias. Altre domande? Se non c'è altro... Io vi ringrazio ancora per la presenza abbondante oggi dei nostri borsisti e anche degli amici che ci hanno accompagnato e ringrazio ancora tutti i collaboratori di questa sessione di presentazione del volume e spero di rivedervi presto tutti qui alla scuola per il prossimo appuntamento. Grazie.